Continua il nostro viaggio all'interno dello stand di Asus. Questa volta abbiamo qui il successore del telefono che abbiamo provato prima. Si tratta di Asus Zenfone numero 6. Il processore che anima questo terminale è un Intel Atom Z 2580, quindi con un clock di 2 GHz. Abbiamo sistema operativo Android 4.3, ovviamente sarà apportata. Ho portato l'aggiornamento alla versione 4.4.2 forse, quindi l'ultima versione di KitKat. E l'interfaccia che qui vediamo è proprio la Zen UI, quindi personalizzazione di Asus su questo terminale. Lo storage è di 16 GB espandibile, e ovviamente è dotato di wifi e bluetooth. Il display è un 6 pollici TFT LED Blacklight 1280x720p e un HD IPS. Vedete, il terminale si vede veramente molto bene e non si distinguono i pixel. Dovremmo tra l'altro provarlo dal vero per capire anche poi come si vede all'esterno. La fotocamera posteriore è una 13 megapixel con Pixel Master Camera alla versione 2.0, e la fotocamera frontale è una 2 megapixel. Batteria integrata di 3300 mAh, quindi visto anche il polliciaggio dovrebbe riuscire a garantire un'ottima autonomia, tuttavia attendiamo di provarlo. Le dimensioni sono 166,9x84,3x9,9 mm di spessore nel punto più esterno, 196 grammi, però il telefono è spalmato molto bene, quindi non risente assolutamente il peso. Qui potete vedere proprio come è fatto. Questo è l'ingresso per il jack da 3,5. Il microfono qui sulla parte inferiore, abbiamo l'ingresso per la micro USB 3.0, e invece qua i lati. Il lato sinistro è pulito, mentre qui abbiamo accensione, spegnimento, blocco e sblocco e poi il bilanciere del volume. Questo è tutto per questo Asus Zenfone 6. Attendiamo di provare questo telefono in redazione. Un saluto a tutti, ciao!